diciamo, una posizione di alcune regioni che si sono differenziate dalla maggioranza, ma mi auguro che col continuo del processo che vedrà l'approvazione delle autonomie differenziate si possa trovare anche una ricomposizione con le regioni che oggi hanno espresso parere contrario. Con le province elettive c'è stata l'unanimità nella proposta della conferenza, perché devo dire che su quello si ritorna un principio nel quale un'area vasta viene decisa dai cittadini, che è fondamentale in tutto questo, perché chi amministra la cosa pubblica deve trovare anche l'assenso o il dissenso, nel caso lo facesse male, da parte della popolazione che amministra. Grazie. Grazie mille.